Tommaso, che Robbie Reagan, bello slalom, soprattutto la prima manche, la seconda magari non si è riuscito a dare qualcosa in più, però insomma una buona prestazione. Sì, una buona prestazione, diciamo solida, e la prima manche ho sciato bene, tutto perfetto, non ho fatto quasi neanche un errore, invece la seconda non sono proprio riuscito a prendere il ritmo e si è visto col tempo alla fine, e niente, ci riproverò domani in slalom ancora in Coppa Europa. E comunque in un buon momento di forma, visto che ne hai i tuoi primi punti in Coppa del Mondo. Esatto, sì, è un momento di forma dove devo sfruttarlo al massimo per ottenere più risultati possibili. Anche perché adesso arriva Madonna di Campiglio e anche tanti grandi prove per te. Sì, l'anno scorso l'avevo già fatta, non era andata molto bene, diciamo, avevo sbagliato, poi partivo con un pettorale proibitivo, quest'anno invece sono un po' più avanti, speriamo di riuscire a replicare quello che ho fatto a Val d'Isère. Per questa stagione poi quali sono i tuoi obiettivi? L'obiettivo principale sarebbe riuscire a fare il posto fisso in Coppa Europa, ovvero classificarsi nei primi tre nella classifica finale di slalom. Spero di riuscirci e di farcela, io metto tutto l'impegno possibile. Qual è il tuo modello in questo sport? Il mio modello sinceramente non è per fare il fenomeno, però mi piace seguire la mia linea e me stesso e quindi fare le mie curve, usare la mia sciata. Logicamente guardo chi è più bravo di me e cerco di capire cosa fa di più, ma guardo veramente poco. Sappiamo che sei anche un appassionato di motori, giusto? Sì, abbastanza, sì, sì. Non ho macchine e moto così belle, però mi piace guardare. Tifosi Valentino Rossi? Tifosi Valentino Rossi? Ovviamente, sì. L'anno prossimo magari lo vediamo vincere il titolo mondiale, questo decimo titolo. Speriamo, siamo tutti con lui, quindi speriamo. Grazie.